Che noi abbiamo inaugurato, come bene lei ha ricordato, voi avete ricordato, questa stagione della tolleranza zero, pensando che il nostro agroalimentare debba essere difeso fino in fondo, non solo in azienda agricola ma anche sui mercati, visto e considerato che il fatturato dell'agroalimentare italiano, del Made in Italy, è di oltre 24 miliardi di euro. Siamo i più imitati al mondo perché su 10 prodotti dell'agroalimentare dichiarati Made in Italy, solo uno è effettivamente Made in Italy. E abbiamo oggi la volontà di ricordare che con questa stagione della tolleranza zero abbiamo chiesto innanzitutto un'integrazione delle nostre forze, il Corpo Forestale dello Stato, l'Ispettorato Controllo Qualità, le Capitanerie di Porto, il Nucleo dei Carabinieri per le Frodi Comunitarie, e i risultati si sono visti. E noi intendiamo proseguire con questa attività, siamo convinti che la tolleranza zero, il controllo dell'agroalimentare tuteli da un lato il consumatore sotto il profilo della sicurezza alimentare, perché è estremo a questo punto, e dall'altro ovviamente anche il produttore, i produttori seri che certificano, fanno qualità. Ricordo che a livello agricolo noi abbiamo 174 prodotti a marchio DOP e IGP, abbiamo molti di questi prodotti che oggi vivono grosse difficoltà, potremmo citarne solo alcuni: l'olio d'oliva, l'olio extravergine d'oliva, per il quale sarò a Bruxelles lunedì per una bilaterale con Marianne Fischer-Boel, piuttosto che il parmigiano reggiano, la mozzarella di bufala. Abbiamo le quattro prime DOP nazionali che sono in difficoltà, e molto spesso sono in difficoltà a causa di queste contraffazioni che sul mercato poi si fanno spazio, occupano spazi che non dovrebbero occupare. Grazie.